bene il passaggio del turno, bene il risultato di Gubbio Rimini perché si giocherà ancora all'Adriatico, meno bene la prestazione. Eh sì, lo capiamo tutti che la prestazione non è stata una dei migliori, però è importante che, diciamo, è importante che abbiamo raggiunto l'obiettivo della serata, è quello di passare turno. Cosa è successo, Giorgi, nel secondo tempo? Perché i due gol di Cuppone vi avevano sostanzialmente tatticamente consegnato la partita. Secondo tempo il Pontedera vi ha schiacciato, non siete mai riusciti a ripartire. Vabbè, una cosa mentale, come succede spesso nel calcio, che quando capisci che stai sopra come risultato ti cerchi, pensi più a non prendere gol invece di a stare più alti e ad attaccare. Infatti è successo quello e ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato oggi. La tua prestazione, primo tempo, a mio avviso bene in fase di non possesso, sei andato a dare una mano più volte, ad inizio secondo tempo hai tolto una situazione pericolosa al limite dell'area piccola, in area di rigore, però in fase propositiva ti sei visto poco, perché? Sì, la giornata è andata così, cioè, capisco che con la palla non sono stato molto lucido oggi, per quello cercavo di dare il massimo in fase difensiva, è quello, cioè, è così, se non riesco, capisco che non mi viene le giocate con la palla, cerco di dare massimo in fase difensiva e aiutare i compagni. Le giocate con la Juventus sabato prossimo? Speriamo.